Zaino in spalla e via, che si riparte al suono della campanella. Sono 40.000 gli studenti a rispondere all'appello nel territorio. Ricomincia un nuovo anno scolastico, quello della stagione 2022-2023. Un anno che segna anche la riapertura della storica struttura di Pesaro Studi, che ospiterà la scuola Dante Alighieri. È sempre bello inaugurare l'anno scolastico perché è un anno di crescita, è un anno di vita, è un anno di amicizie ed è un anno di formazione per i nostri ragazzi. Ed è bello farlo anche in una circostanza che diciamo è strana perché non è questa la sede classica della Dante Alighieri. Però siamo riusciti nel giro di poco a trovare una sede alternativa al mare, in un luogo scolastico già predisposto per l'università, quindi siamo sicuramente adatto. E lo abbiamo fatto non perché avevamo un'emergenza, ma perché abbiamo una bella notizia, cioè abbiamo ottenuto un finanziamento per una nuova scuola. E quindi questo trasferimento serve durante il periodo della costruzione della nuova scuola, che speriamo possa essere il più veloce possibile. E dopo la scuola di Viala Marmora, che è stata, diciamo, presa ad esempio, andiamo con questa nuova scuola che è la Dante Alighieri, che ugualmente sarà al top dell'efficientamento energetico, della sicurezza sismica e quindi è un altro esempio di scuola moderna e innovativa e speriamo che i ragazzi possano tornare nella sede di Soria il prima possibile. È evidente che nel frattempo stare in Viale Trieste e stare al mare, male non è, e quindi abbiamo trovato una bella soluzione logistica e anche abbastanza vicino al quartiere perché essendo una scuola media, è evidente che dovevamo cercare anche di tener conto della territorialità e quindi la scuola temporanea non potevamo spostarla troppo lontana dal quartiere originario. È il primo giorno di scuola anche per me, perché è la prima volta che ho l'occasione di inaugurare un anno scolastico che sarà molto impegnativo in una nuova sede che è stata messa a disposizione dal comune. Spero che questo sia un inizio di una nuova avventura positiva per l'Istituto Comprensivo Dante Alighieri, che è una scuola storica della città che merita non solo questa sede vicino al mare, bellissima, ma merita anche di essere rinnovata nelle sue strutture, di avere un progetto in linea con le nuove idee di scuola che i docenti in questi anni cominceranno a realizzare, a porre in essere in pratica. Quindi questa scuola, per questi anni per cui staremo qui, la vediamo come un laboratorio in progress, dove sperimentare nuovi modi di fare lezione e quindi individuare gli spazi necessari per costruire il nuovo istituto comprensivo Dante Alighieri.